Un vigile licenziato e altri due sospesi dal lavoro è successo a Corbetta, nel Magentino, dove già 91 cittadini, sostenuti dall'amministrazione comunale di Marco Ballarini, hanno depositato le denunce contro i tre agenti di polizia locale, dal cui portale veniva violata la privacy dei corbettesi. Il Comune di Corbetta, tramite le verifiche, ha appurato che alcuni agenti di polizia locale hanno eseguito gli accessi all'anagrafe di centinaia di cittadini di Corbetta senza alcun motivo di lavoro, fuori dall'ora di lavoro, alcuni nei giorni di festa, a Capodanno, nei giorni in cui erano in ferie, in malattie, di notte, senza alcun motivo. Ecco, allora il Comune di Corbetta ha proceduto a fare dei provvedimenti disciplinari a questi tre agenti di polizia locale e a fare per proprio conto, come ente, la denuncia alla Procura della Repubblica per informare di questo accesso abusivo. Poi correttamente abbiamo informato i cittadini che hanno subito questo accesso alla loro anagrafe, ai loro dati personali, privati. Ecco, i cittadini hanno voluto fare a loro volta la propria denuncia. I provvedimenti disciplinari sono stati il licenziamento di un agente perché si erano accumulati altre irregolarità e una sospensione di 10 giorni per le altre due agenti di polizia locale. A dare il sostegno legale ai cittadini di Corbetta, lo studio legale Grittini di Abbiategrasso. Abbiamo raccolto l'appello avanzatoci dall'amministrazione comunale di Corbetta e assieme al sindaco Marco Ballarini abbiamo provveduto ad informare la cittadinanza e a redigere apposite denunce e querele che presenteremo avanti la Procura della Repubblica di Milano, che è la procura territorialmente competente, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico perpetrato a danni, come correttamente diceva il sindaco, di centinaia di cittadini corbettesi da parte di tre agenti della polizia locale. Preme inoltre sottolineare che già nel mese di novembre l'amministrazione comunale aveva presentato per i medesimi fatti quale persona offesa nel comune di Corbetta la denuncia e querele appunto per il medesimo reato.